Agrigento e allarme predissesto finanziario. Ascoltiamo in proposito il consigliere comunale Pasquale Spataro. L'amministrazione comunale di Agrigento, in accordo con il Ministero dell'Interno, sarebbe pronta ad avviare un piano di riequilibrio finanziario, una procedura particolare che è assimilabile tecnicamente al predissesto finanziario. Guardi, io non sono stupito di questa problematica perché l'ho anticipato circa un anno fa quando si è approvato il bilancio consuntivo 2014. All'epoca inoltrai una nota stampa in cui ho affermato sostanzialmente che il comune di Agrigento era indebitato tra debiti già consolidati e debiti in corso di pagamento tra mutui e finanziamenti per circa 94 milioni di euro. Io credo che la problematica ora si ponga sul piano dei contenuti e sulle modalità attraverso le quali questo piano di riequilibrio debba approdare all'interno del Consiglio Comunale. Intanto c'è un problema di metodo, nel senso che il Consiglio Comunale competente ad approvare un piano di riequilibrio deve essere coinvolto nella scelta e nella sua predisposizione, per cui non può votare così per come si presenta un piano di riequilibrio votato dall'amministrazione, perché è chiaro che l'argomento è talmente delicato per cui è necessario un coinvolgimento da parte dell'intero Consiglio Comunale. E sul punto invito l'Ufficio di Presidenza ad aprire un dibattito e una questione politica con l'amministrazione comunale. Nel merito, io credo che il piano dell'equilibrio debba passare necessariamente per una riduzione delle indennità, ma non tanto perché chi non lavora, chi lavora non debba essere pagato, ma perché comunque per il periodo critico che la città vive è necessario assolutamente che ci sia dato un segnale. E il segnale di un taglio delle indennità, secondo me, è dovuto e l'amministrazione deve provvedere, così come quello del taglio delle consulenze, che caricano il bilancio comunale per circa 70.000 euro all'anno tra capo di gabinetto e capo ufficio stampa. E poi gli eterni problemi della città di Agrigento, che non capisco per cui non si debbano risolvere. La città di Agrigento paga fino al 2014 1.700.000 euro di debiti fuori bilancio, di cui 650.000 euro di spese legali. È stato approvato un atto di indirizzo a mia firma in cui si chiedeva la stipula di un contratto di assicurazione e nulla è stato fatto, né tantomeno si è attivato un percorso di transazione extragiudiziale che permetta sicuramente di andare a risparmiare quelle spese legali, perché quasi il comune è diventato il comune è diventato il bancomat degli avvocati. Per cui, senza parlare poi della tassa di soggiorno e della tassa di stazionamento, per cui attraverso queste piccole misure io credo che possiamo garantire un piano di riequilibrio che allo stesso tempo comporti un risparmio di spesa, ma che allo stesso tempo comporti un investimento in termini di turismo, perché non bisogna sciacquarsi la bocca definendo Agrigento una città turistica se poi concretamente non ci sono gli strumenti per renderla tale.